Ascolta, ciò che ho da dire a proposito delle ritorsioni del diavolo, che è molto importante, va bene? Ecco, Dio ti benedica. Non scoraggiarti se di fronte a iniziative, e questo lo dico a tutti voi, a tutti quelli che combattete, praticamente tutti lo facciamo, tranne quelli che credono che il diavolo non esista, ma sono già nei guai. E a tutti quelli che combattiamo contro il diavolo, dico, bisogna pazientare, perché il diavolo è cattivo e fa le ritorsioni, si vendica. E si vendica però quando ha capito che perde terreno e si arrabbia. E lì lo fa per far capire, far credere alla persona, al destinatario, che comanda ancora lui e che lui ha il potere, quelle cose lì. Quindi vi raccomando di non temere, andate dritti per la strada, qualunque tormento mentale e fisico, perché purtroppo il diavolo, per permissione divina e per quelle vie genealogiche che sappiamo, adopera anche la via fisica delle malattie fisiche, oltre che dei problemi mentali. E andate avanti per la strada, andate avanti per la strada di Dio. È qui che vincete il diavolo. Fidatevi di me, miei cari fiori, perché so che tanti di voi avete questo, perché il tempo è tremendo che stiamo vivendo. Andate avanti per la strada, ricordatevi questa mia parola, andate avanti. Dovreste avere la mente piena, soffocata dalle vessazioni del diavolo che vi prende la mente, che vi acchiappa il cuore, che vi stringe lo stomaco, che vi fa sentire male fisicamente. Andate avanti, perché quando lui vede che non vi lasciate condizionare dai suoi soprusi, è già vittoria, miei cari. Poi, naturalmente, il tempo dell'attacco del diavolo dura nelle modalità e nella estensione temporale che Dio stabilisce. Figlioli cari, Satana non è onnipotente, come sempre diceva Padre Amor, è sottoposto, e questo deve darci tanto conforto, è sottoposto sempre alla opera onnipotente di Dio. Quindi anche quando sfrutta, poniamo, l'albero genealogico, o per via di infestazioni di casa, o per via di maledizioni, per via di fatture, macumbe, quelle cose lì, voodoo, quelle cose lì che esistono. Anche quando esistono queste cose, però l'effetto si manifesta solo e soltanto come Dio stabilisce. Dio non è mai un Dio crudele che ci abbandona. È qui il punto che vi fa vincere contro il diavolo, che ci abbandona noi stessi e che ci lascia in balia del demonio. Non è così, lo sappiamo e dobbiamo ogni volta rinnovare questa fede. Io vi dico che conosco anime che quando vanno avanti, anche questi, per esempio, conosco una persona che soffriva di emicranie perché il demonio la notte la tormentava questa persona, perché c'è un'azione ordinaria del maligno, e ebbene aveva queste emicranie e ne rimaneva vittima. Era esattamente quello che il diavolo voleva, perché si lamentasse, perché si scoraggiasse e perché non affrontasse la vita, perché il diavolo dove arriva porta la morte, ricordatevi quello, fa puzza di zolfo e di ossa marcite, ricordatevi questo. Quindi vuole la morte il diavolo, perché è il padre della menzogna. E allora se invece quella persona è andata avanti, oggi, domani, dopodomani, non è durato poco, durato lo spazio di un po' di tempo, mesi, un po' di mesi, si è liberata e anche se arrivano le emicranie sa già che deve andare avanti, andrà avanti. Certo, se si fa molto forte il dolore ci si aiuta con la medicina, qualche volta quando è necessario, più di una volta ci si ferma, l'importante è non lasciarsi condizionare la vita dalle vessazioni del diavolo. E questo certamente il povero Don Bosco, dico povero perché col diavolo ne ha viste di tutti i colori, e per noi un maestro di vita non si è fermato. Ieri o l'altro ieri Don Pavel, che è ritornato nel frattempo, proprio fra un po' prende l'aereo, se non sbaglio, sta ritornando appunto nel suo paese, e lo ringraziamo per essere stato con noi qui in Spagna. Io sono ancora in Spagna. Lui ha detto un episodio che ci ha fatto riflettere. Dice che poco tempo prima di morire Don Bosco era l'ombra di se stesso. Il medico curante gli ha detto: Don Bosco, voi dovete riposarvi un po' perché siete stressato. E Don Bosco ha risposto: in questo è l'unico aspetto in cui non posso obbedirvi. Ma San Giovanni Paolo II è stato anche in questo un grande maestro di fede. Diceva sempre, quando teneva quei ritmi lì, diceva: ci riposeremo in paradiso. Quindi dobbiamo avere una grande fiducia in Dio e nella Madonna Santissima.